polpette di carne della domenica, delle polpette vegetariane a base di ricotta. Ci serviranno 250 g di ricotta che preferite, che va messa in frigorifero mezz'ora prima per eliminare tutto il liquido. 80 g di pane morbido sbriciolato, 70 g di parmigiano reggiano, un uovo intero, 2 g di sale, pepe a piacere quanto basta, prezzemolo quanto basta. Per il condimento avremo bisogno di 400 ml di salsa di pomodoro che andremo ad aromatizzare con delle foglie di basilico fresco, uno spicchio d'aglio, olio extravergine d'oliva quanto basta e un pizzico di sale. In una ciotola andiamo a versare l'uovo, andiamo a sbattere un po' con la forchetta. Aggiungiamo la ricotta . Lavoriamo a crema . Poi ci andiamo ad aggiungere il parmigiano . Pane e sale . Il prezzemolo e pepe quanto basta. Amalgamate bene il tutto, aiutandovi magari anche con una spatola, come questa, fino ad ottenere un impasto bello cremoso. Adesso che è tutto ben omogeneo, andiamo a formare delle palline con le mani. E le andiamo a disporre in un piatto. Ottenuto 16 polpettine, poi sarà a voi decidere quanto grandi ne volete fare. E l'impasto è molto morbido, quindi non vi preoccupate se lo trovate tanto appiccicoso, è proprio così. Andiamo a preparare il condimento per le nostre polpettine. Versiamo un po' d'olio dentro una padella e ci tuffiamo dentro l'aglio e lo facciamo rosolare un po'. Ora che l'aglio sfrigola, andiamo a versarci la salsa di pomodoro. Aggiustiamo di sale e ci andiamo a tuffare dentro anche le foglioline di basilico fresco. E lasciamo cuocere a fuoco dolce per circa 10 minuti. Dopo 10 minuti versiamo le nostre palline nel sughetto di pomodoro. Ci aiutiamo con un cucchiaio, molto delicatamente. Ora che abbiamo messo dentro tutte le polpette, le lasciamo cucinare dentro la salsa per altri 10 minuti e le rigiriamo sempre molto delicatamente e cerchiamo di ricoprirle con la salsa. Ed ecco qua le nostre polpette, profumatissime, buonissime e velocissime da preparare. Se le nostre polpettine alternative vi sono piaciute, lasciateci tanti mi piace, commentate, iscrivetevi al canale e seguiteci anche sulla nostra pagina Facebook. Ciao, al prossimo video!